Finalmente, vediamo un po', dopo mille puntate, che Neon non è una comparsa! Per quanto sia una ragazzina, infatti fa shopping prima di partire. Bash e Senritsu, porelli! Neon comunque deve tornare a casa, ma prima a incipriarsi il naso, mentre i due inciuciano su Kurapika e sperano che non si faccia ammazzare. Neon ci sta mettendo un po' troppo in bagno, La tizia va a prenderla e ovviamente è sparita! Cazzo, ma ci licenziano! Neon si era mascherata perché si è proprio impuntata che vuole andare all'asta, ma qualcuno la sta osservando. E intanto gli Zoldyck sono arrivati! Eppure Kurapika... Ua, di nuovo ultimo, cioè stai perdendo proprio colpi, ciccino. E i 9 sostituti delle bestie occulte ci sono ed hanno il compito di sterminare la brigata fantasma illusoria, i quali probabilmente si presenteranno all'asta. Nomi in codice, regà? No! Abbiamo una reputazione, quindi vogliamo essere riconosciuti. Noi siamo Silve e Zeno. Ah, e noi non prendiamo ordini. Aspetta! Siete degli Zoldyck! E Kurapika capisce, era ora. Sono parenti di Killua. Vabbè, parliamo d'affari? Dobbiamo sterminare la brigata. Tu che ne dici? Che se dobbiamo lavorare in squadra, famolo bene o famo solo casini. E visto che i casini non mi piacciono, io lavorerò da solo. Infatti ricordiamo comunque che lui se ne sbatte il cazzo del lavoro, vuole solo sterminare. L'asta inizierà alle 21, fino ad allora... Bellighella. Andiamo un po' dal boss, che ha fatto carriera ma è poco rispettato e sti cazzi vorrei dire. In viaggio con Kurapika, che giustamente era stato promosso, ricordiamolo. E chiamata... Kurapika, senza di te non siamo buoni, non se l'è data. Sono circondato da un branco di idioti. Madò che idioti, torniamo in hotel ci penso io. Che succede? Sua figlia è sparita. Scialla, sicuro è la casa d'aste. Ma non hai il pass, non puoi entrare. E chiamate i pezzi un minimo grossi dell'asta. Se una ragazzina cerca di entrare senza pass, sequestratela. Invece, Neon ha trovato un passaggio. Da lui, cazzo! Grazie alla descrizione fornita dal padre, comunque è stata riconosciuta. La trovo io, dai, tanto faccio tutto io in questo lavoro, voglio un aumento. E andiamo da Neon. E quindi se mi indovina? Già, dicono che sono proprio brava. Dicono? Sì, io non so nulla del mio potere. Va a caso. Prevedresti anche il mio di futuro? Certo, un po' di dati e iniziamo. Comunque, Crollo ci sa proprio fare. Conquista la sua fiducia senza problemi. Cioè, non che lei si faccia molte domande, però bravo. Kurapika intanto l'ha individuata. E ti è la profezia. Il primo verso dovrebbe già essere avvenuto. Il calendario si riduce a 11 mesi. Le restanti lune saranno a lutto e durante i funerali l'undicesima si innalzerà zitta zitta. E lacrima di Crollo. Palesemente il calendario, 12 mesi, sono i membri del ragno. È morto. Basta, la mia saggezza si ferma qui. Cioè, credo, onest, non ricordo proprio l'interpretazione. Ma Neon dice che le sue profezie riguardano i vivi, quindi forse un altro membro del ragno sta per passare un brutto quarto d'ora? Vediamo. E comunque non era finita, Un fiore appassirà sul suolo degli occhi cremisi. Kurapika, ti sento proprio intensamente in questo verso. Tuttavia il boss rimarrà il boss, anche se dovessi perdere una fracca di alleati, prendila bene, ne troverai altri. E li troverai a est. E chiacchiere a caso. Un mio amico è morto, sai? Oh, mi dispiace. Già. Quindi voglio realizzare il suo ultimo desiderio. Bordello! E la colpisce, ma perché? Oh, sta porella! È svenuta! Chiamate un medico! Senza pass anche un'ambulanza non può entrare. Ma avete capito che è un pezzo grosso? Ok allora. Sì, ma riguardiamo un attimo sto video. Ma il colpo di mano non si vede, lo vede solamente lui, minchia Sharingan potentissimo. Il padre e Kurapika arrivano quindi e la trovano relativamente sana, ok, ottimo. E Kurapika Sherlock capisce tutto. Qualcuno avrà visto la sua foto sul sito degli Hunter e l'avrà fatta entrare. Quella persona è morta! Ma zitto, è salva, non era Neon l'obiettivo. Piuttosto mi sa che è meglio se te la dai. Ma l'asta... Boss, senti, questo diventerà un campo di battaglia. Datela! E Crollo è nell'edificio e vuole radunare il ragno.
Avanti! A cui ha dato un ordine: scatenate l'inferno. E l'inferno cazzo si viene scatenato. La strage inizia. Il ragno uccide tutti quelli che capitano sulla via. Campo di battaglia? No, bro, perché nelle battaglie si muore da entrambi i lati. Qui non sta proprio andando così. E vediamo Crawl in una scena alla Fight Club. Uvo, ci senti? Tutto questo è per te. Gon e Killua. Il metro. Ok. Mentre la gente che sta morendo capisce che deve essere la brigata, perché solo loro potrebbero fare una strage così, Kurapika e il boss aspettano Senritsu e Basho, ma il traffico e le morti causano impedimenti. Non possiamo lasciare qui Neon. Sta arrivando l'ambulanza, tranquillo. Vabbè. Mentre aspettiamo Kurapika, guardi a mia figlia. C'è un attimo la brigata che sta attaccando, dovrei andare a combattere anche io? No. Come vuoi. Gli assassini in azione, primo morto, a posto. Oh, è arrivata l'ambulanza! Vado a lavorare... Fermo, come sappiamo che non sei della brigata? Quanto mi fate fare il mio lavoro? Va bene. Kurapika invece non si fa fregare e controlla tutti, bravo. Gon e Killua invece sono rotti il cazzo e vanno a piedi. E anche Kurapika inizia a rompersi il cazzo. Senti, resto nei paraggi ma vado a fare un giro nell'edificio, ok? Visto che non c'è due senza tre, anche la mafia si sta rompendo il cazzo. Vorrebbero che l'asta iniziasse. Sti cazzi delle stragi. Manca poco comunque. L'ultima goccia. La morte dell'arciduca Francesco Ferdinando inizierà la guerra. Telefono. Pronto? Kurapika! Astafa! Cazzo è il telefono se non rispondi mai? Gon. Bro, senti, ti richiamo dopo. Abbiamo visto la brigata. Ci hanno rapiti! Cazzo dici? Siete bimbi, lo sapete? Cosa gli andate incontro? Killua prende il telefono. Credevamo di saperlo e ora lo sappiamo, sono pericolosissimi. Ma vogliamo aiutarti. Non vi permetterò sti gesti avventati. Non vuoi sapere dove stanno? Ce ho già le informazioni, cioè mi preparo a questo da tutta la vita. Abbiamo anche altre informazioni. Avete rotto! Bro, ti stanno cercando, lo capisci che sei nei guai? Anche se non ci consideri la tua altezza, noi ti aiuteremo. Ua, comunque Killua che parla del potere dell'amicizia, bello, me l'aspettavo più da Gon. Il quale riprende il telefono. Kurapika, quelli sono a lutto per la morte del compagno, si vogliono vendicare, seriamente. Fatti aiutare. Ah, ci penso, vi richiamo più tardi. Kurapika stringe i pugni e la strage continua. Raga, quelli ci elimineranno. Pazzo malato controllato da Shalnark, ma schiatta. E palle, mi serve una bambola nuova. Ormai ci siamo, c'è la lotta, quella vera è iniziata. La brigata sta eliminando ogni cosa, come se gli avversari fossero formichine. Oltre 2000 uomini, regà, eliminati da 10 persone. Cioè, possiamo renderci conto, grazie. E nell'edificio la mafia è incazzatissima. E grazie Zoldyck di esistere. Noi siamo Zen e Silva, un killer si è introdotto qui e ha già eliminato tutti quelli che avete assunto per difendervi. Voi vorreste le vostre armi? Regà, non vi servirebbero! State buoni e non rompete il cazzo, fateci lavorare. Che dici Silva? Il nemico si nasconde, usiamo Len, partiamo dal tetto e cerchiamolo. Voglio proprio vedervi in azione. Anche Kurapika è alla ricerca ma viene richiamato a sorvegliare Neon, che palle! Invece, Silva e Zeno lo hanno trovato, porco zio! Che piacere rivederti, parla di Silva. Ah, ti ricordi di me? Hai ucciso un mio compare. Già, ed è stato più difficile del previsto. E scopriamo Astafa e il suo potere. Crawl ruba le capacità altrui, specializzazione pure lui, quindi. E si inizia! Subito colpi e colpi. Zeno lo ferisce, grandissimo nonno! Capiamo comunque la potenza dell'avversario se sono due contro uno, eh? E i due sono loro. Anche Crollo comunque ha ferito Silva e lo ha avvelenato! Sappò? Sì, un veleno, niente di che. Zen analizza la situazione. Il tuo potere è a dir poco incredibile, ma questo implica anche grandi rischi, vero? Come con Kurapika, regà, grandi poteri, grandi restrizioni. Zen immagina che vadano rispettate almeno 4 condizioni perché l'avversario usi il suo potere ed ha ragione. E devi soddisfare tali condizioni mentre combatti con noi. Immagino sia difficile quindi per te usare il potere. Ciò spiegherebbe perché invece usi il pugnale. Zeno sei un mito.
e Crollo butta il pugnale. Silva, io lo blocco e tu finiscilo. Zeno cammina, cammina. L'avversario è pronto, poi anche lui attiva il Nen. Concentra l'aura sulla mano e un libro appare, ok. Oh, vediamo per un secondo il gufo, la bestia occulta. E infatti usa il suo potere, fa apparire un telo. Zeno sta fermo e poi attacca. Emissione. Dà l'aura la forma di un drago che va su Crollo, che schiva. Non attacca. Quindi Zeno capisce. Nel libro stanno scritte le capacità che può usare, quelle rubate. Ma deve tenere sempre il libro in mano. E anche il mantello deve volerlo usare per difendersi. Ma potrà farlo solo quando mi avvicinerà. Finché mi tengo a distanza, quindi ho la vittoria in pugno. Tutti Sherlock in queste puntate, ok. Crollo capisce e chiude il libro continuando a schivare. Ma anche Silva non sta a fare la bella statuina. Il drago è vicino. Lo afferra. Zeno attacca. Vai Silva! E porco crono Silva! Cioè, ci sono! Hanno vinto! Non lo sappiamo, cazzo! Finisci così la puntata, ma vaffanculo, andiamo avanti! Terremoto, pioggia. Il Nen modifica poco poco l'ecosistema del pianeta. Gente schiatta a caso. Calluto! Ma è una big reunion di famiglia questa! E torniamo un attimo all'edificio. I mafiosi rompono il cazzo, ma davvero che palle. Ma almeno sappiamo che l'asta si terrà. E vari di loro hanno le profezie di Neon. Az! E andiamoci all'asta. Ma raga, porcozio, c'è sti cazzi. Voglio vedere la battaglia, com'è finita, vabbè. Videochiamata. Ciao raga. Non temete, è tutto sotto controllo. Il capo della brigata illusoria è morto. Cioè, no, finché non vedo il cadavere non ci credo. E eliminata la testa del ragno, presto anche le zampe faranno una brutta fine. Voi godetevi l'asta. Vediamo finalmente 10 anziani. Una mosca. Cazzo, anche il lumi è tornato. E chiama Silva. Bella papà, tappò. E Crollo è vivo infatti. Ed è cliente di Illumi. Ottimo, sei con lui. Digli che ho eliminato gli anziani. Aspetto il pagamento PayPal. Abbiamo scampato la morte, eh? Ce ne andiamo, figlio? Non vuoi uccidermi? No, i miei clienti erano gli anziani. Mo sono schiattati. Se ti uccido chi mi paga, scusa? Già sapevi che ero in combutta con tuo nipote. Ovvio, qui siamo tutti lavoratori molto seri. Vabbè, buon per me. Dimmi una cosa. Secondo te, tra me e te, chi vincerebbe? Io? Palese. Infatti, raga, lui è a livello di Netero, eh? Ma se tu mi volessi morto sarebbe ben diverso. E se ne vanno. Ah, ok, pendichella. Kurapika parla con Senritsu. Ci vediamo in ospedale? Sì. E il ragno si riunisce ad Oro. Boss, stanco? Un pochetto, mi ci vorrebbe un caffè, ma c'è da lavorare. Cortopi, via. E continuiamo con il piano. Ah, e non attaccate l'ambulanza con la ragazzina. Neon pronto al trasporto e l'asta inizia. Primo articolo, sti cazzi. Uno a caso viene attaccato. Ma what? Articolo, dicevamo, una spada Pakunoda. E questo è manipolato. Ricordiamo bene, raga, che il ragno puntava al tesoro. Tutti manipolati da Shalnark. Vediamo Cortopi all'opera, che copia gli oggetti da mettere all'asta, appunto, per poterli, naturalmente, rubare. Ragazzino, tu non vai all'asta. Guarda che non servi più qui. Il capo della brigata è stato fatto fuori. Cosa? Kurapika è poco poco confuso, ma si sfoga con sto coglione. Finché non lo vedo, non ci credo. Problema è che lo vede, perché Cortopi ha copiato anche il suo corpo. Il corpo di tutti i membri del ragno. Kurapika ragiona. Sta facendo poco poco crack. Non ha alcun senso. Corre all'asta proprio quando stanno mettendo in pegno gli occhi scarlatti. Kurapika, ti servono le goccine, ma proprio subito. E telefonata. Boss, l'asta si sta tenendo, gli occhi sono in palio. Che faccio? Comprali. Va bene. Ma pure lo stronzo li vuole. Ma si raggiudica Kurapika per cifre che porco zio. Vabbè, recupererò i soldi con Neon. E vediamo il nostro piccolino di fronte agli occhi scarlatti. Gli occhi del suo clan. Va in bagno, si leva le lenti.
Io sto vedendo il suo cuore rompersi. Non può più vendicarsi. Cioè, il ragno è morto. E mo? Il tizio che voleva gli occhi sta di fronte a lui. Bro, pessimo momento, fidati. Caccia pure la pistola. Ma gli occhi di Kurapika si fanno rossi. Non provocarmi proprio adesso che sto ingrippato a bestia. Tizio lo capisce. Dai che non sei troppo scemo. E crolla. Reazione più che giusta. Gone Killua. Cazzo. Le ore zepai ubriachi di felicità. Io rido e sto felice a sta fampa d'allegria. Ciao regà. Volete bere un goccetto? Siamo minorenni. Tu non hai la nostra età? Sì, ma sembro vecchio. Non li chiedono i documenti. Comunque, che dite? Siamo stati rapiti dal ragno. Ah, dai che siete vivi. A proposito, Zepai, sa che ci siamo salvati con l'estrazione laterale? Grande cosa, grandissimo. Figo, allora aumentate il mio compenso. Comunque domani c'è l'asta, venite anche voi? No, noi dobbiamo vedere Kurapika, che ha livellato assai. Ci insegnerà cose. Sai che ha sconfitto uno della brigata? Porco zio! Deve essere incredibile. E andiamo quindi dal genietto psicopatico. Neon è felice per gli occhi. Invece Kurapika... Raga, qualcuno lo abbracci, per favore. Ci pensa Serritsu, grazie di esistere. Kurapika, il peggio è passato. Al lavoro ci pensiamo noi. Ti riposi? Sì, mi sa che è il caso. E Kurapika chiama Gon. Ehi, sei vivo, grande! Gon, volevi fermare la brigata? Non serve. Il ragno è morto. E invece il ragno festeggia, mentre Kurapika è depresso. Ma che deve farsene della sua vita? Lo vedremo.